osserviamo i nostri fiumi o altri ecosistemi degradati con un senso di impotenza e quasi di rassegnazione. Abbiamo sentito perciò la necessità di affrontare concretamente la valutazione della qualità ambientale attraverso indagini sul campo. Siamo entrati nel ruolo di detective ambientali e ci siamo messi alla ricerca dei bioindicatori della qualità ambientale e più in particolare della qualità delle acque. Come abbiamo avviato queste analisi a livello biologico? Ci siamo recati sulle sponde del Titerno e abbiamo fatto le nostre indagini. Abbiamo studiato le caratteristiche di alcuni macroinvertebrati che fungono da bioindicatori e ci forniscono informazioni preziose sullo stato dell'ambiente. Come abbiamo avviato queste indagini a livello biologico? Ci siamo recati sulle sponde del Titerno e abbiamo fatto le nostre indagini. Abbiamo studiato le caratteristiche di alcuni macroinvertebrati che fungono da bioindicatori e ci forniscono informazioni preziose sullo stato dell'ambiente. Alcune caratteristiche dei bioindicatori sono la sensibilità agli agenti inquinanti, la distribuzione notevole, la scarsa mobilità, la notevole capacità di assorbire ed accumulare le sostanze inquinanti, un ciclo biologico lungo, cioè un periodo di vita piuttosto lungo, la risposta presenza-assenza, ovvero la loro scomparsa in ambienti non salubri. Soltanto alcuni esseri viventi possiedono tali requisiti. I macroinvertebrati, bioindicatori delle qualità delle acque, i licheni, bioindicatori della qualità dell'aria. Il nostro studio è quindi iniziato dall'ecosistema fiume. La presenza di comunità viventi nel fiume dipende da numerosi fattori, tra questi temperatura, ossigeno disciolto, pH, luce, velocità della corrente, nutrienti disciolti. Il lavoro che abbiamo svolto ci ha portato a fare dei prelievi lungo un tratto del torrente di Redno. Abbiamo effettuato il riconoscimento di alcune famiglie di macroinvertebrati, sottolineandone le caratteristiche anatomiche e fisiologiche, aiutandoci con le lenti di ingrandimento. Avremo bisogno di strumentazioni adatte per misurare la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto e per il momento ci siamo accontentati di osservare la fauna raccolta. Guarda queste pietre, sono da appezzare da alghe o da muschi. La maggior parte degli abitanti delle pietre di un torrente sono larve di differenti insetti, tutti acquatici. Gli insetti adulti invece non sono acquatici e posseggono delle caratteristiche e un tipo di vita molto differente dalle forme larvali. Gli organismi che vivono nelle acque sviluppano diversi meccanismi di adattamento alle condizioni di vita di un torrente. Ventose e ganci per mantenersi aggrappati alle pietre, forma appiattita come quella delle larve di perla. Osserviamo uno di questi animali delle pietre. Sembra un insetto, ma non ha le ali e alle estremità ha due filamenti lunghi come due code. Ha tanti piccoli peli localizzati in determinate parti del corpo e si muove lentamente. Si è ben adattato alle forti correnti perché la forma appiattita del suo corpo offre una minima resistenza all'acqua. I piccoli peli sono branchie per respirare ossigeno disciolto nell'acqua. Questa è una larva di perla, subirà una trasformazione, volerà sull'acqua con quattro ali sottili e respira ossigeno atmosferico. Si chiamano plecotteri perché, quando si fermano, piegano le ali sul dorso. I plecotteri sono molto sensibili all'inquinamento e vivono in acque pulite, fresche e ben ossigenate, sotto le pietre, nelle insenature, sotto le rive. I perloidea, essenzialmente predatori, hanno mandibole e mascelle con denti aguzzi, si nutrono di insetti. I nemouridea si nutrono di alghe e diatomee, muschi e detriti vegetali. Esaminiamo ora questo animale. Ha il corpo protetto da un astuccio che in realtà è formato di pietre o di particelle di sabbia. L'astuccio è fatto per proteggere la parte posteriore del corpo, che è molto molle. Sono i tricotteri. Come le farfalle, sono capaci di produrre della seta mediante la loro ghiandola salivare, con cui costruiscono gli involucri.
Le larve con i foderi, chiamate portalegna o portasassi, sono le più comuni. Costruiscono astucci il cui colore, forma e taglia dipendono dai materiali disponibili nei loro habitat. Può trattarsi di materie vegetali, di grani di sabbia, dei piccoli sassi e cocci diversi. La forma del fodero è generalmente cilindrica. I tricotteri si chiamano così perché allo stato adulto hanno vita terrestre e posseggono quattro grandi ali membranose ricoperte di peli. Una volta nati, gli insetti completi hanno solamente un obiettivo, riprodursi. Partono subito alla ricerca delle loro dolci metà o tentano di raggiungere le rive del fiume o del lago dove vanno poi ad accoppiarsi. Dopo la fecondazione, le femmine depongono le uova sulla superficie dell'acqua. La vita aerea degli insetti adulti dura in generale dai 10 ai 30 giorni. Sono due molluschi gasteropodi e si chiamano Angelus. Parliamo ora degli efemerotteri. Alcune larve di questi insetti arrivano ad impiegare 2 anni per raggiungere la prima muta, anche se la media rimane quella di 1 anno. Le larve di alcune specie posseggono ben 27 mute, si nutrono di piante ed alghe e si ipotizza che alcune siano in grado di ciparsi di composti organici animali. Respirano grazie a branchie laterali appiattite, dette tracheobranchie, di solito 7, disposte lungo l'addome. Possiedono 3 cerci filamentosi posti al termine del corpo. Prediligono acque non inquinate, per cui sono considerate indicatori ecologici. A partire dallo stadio adulto, gli efemerotteri smettono di alimentarsi a causa dell'atrofizzazione dell'apparato boccale. Non a caso in greco efemeros significa che vive un giorno. Raggiunta l'immagine alare, la loro vita infatti, di breve durata, il più breve della specie vive meno di 1 giorno, mentre solo alcune arrivano massimo 1 settimana. Avendo così poco tempo a disposizione, gli insetti sono immediatamente alla ricerca di una compagna. Continuiamo a riflettere su quanto accade nel fiume. I massi e i tronchi rallentano la corrente ma permettono la depurazione del fiume. La capacità autodepurativa è data dalla catena alimentare degli organismi che popolano il fiume. Quindi nel fiume troviamo gli organismi decompositori come batteri e funghi, detritivori, carnivori e erbivori che possono essere crostacei, larve di insetti, molluschi, pesci e alghe che rivestono i ciottoli. Dietro i sassi trova rifugio la fauna di acqua corrente, larve di tricotteri, crostacei ed altri. Gli odonati e i coleotteri prediligono le sponde erbose. Il nostro lavoro sulla qualità delle acque si avvicina alle determinazioni dell'indice biotico esteso, che si basa sull'analisi delle comunità di macroinvertebrati che colonizzano gli ecosistemi fluviali. L'IBE è uno strumento molto importante per lo studio di un corpo idrico. Infatti, anche se non è in grado di fornire delle indicazioni riguardanti la quantità e la qualità di un agente inquinante che potrebbe esserci nel fiume, tale indice risulta molto utile per capire se ci sono più scarichi diffusi e per comprendere la capacità autodepurativa del corso d'acqua che si vuole studiare. La capacità autodepurativa di un corso d'acqua è l'elemento più importante della salvaguardia delle acque. Si dice che il miglior depuratore è il fiume stesso, però la sua capacità non deve essere superata, altrimenti si ha la distruzione dei preziosi equilibri di un ecosistema che permette di smaltire le sostanze inquinanti immessi. L'applicazione di questa metodologia di indagine si basa su di un confronto tra la composizione di una comunità attesa di macroinvertebrati, cioè quella che dovremmo incontrare, e quella realmente presente in un determinato tratto di un fiume. Dopo questa ricerca stiamo imparando a leggere i segnali della natura e a tradurli in informazioni sulla salute dell'ambiente. Abbiamo capito che c'è una connessione tra il nostro stile di vita e gli effetti sul territorio. Dobbiamo perciò imparare a tutelare la natura, perché la terra non l'abbiamo avuta in eredità dei nostri padri, ma l'abbiamo ricevuta in prestito per i nostri figli.